Siamo qui davanti alle due pizze che il maestro Enrico Porzio ha dedicato a Daniele Verde e a Mare Amsic, che sta riprendendo ultimamente anche a giocare in maniera magnifica. Enrico, l'hai voluto proprio fare proprio per questo, il nostro capitano. Sì, Marek ha attraversato un periodo, diciamo, di discontinuità, però nell'ultimo mese non c'è ombra di dubbio che è sempre il migliore in campo. È ritornato, non ne avevo dubbi. I momenti brutti vengono più o meno a tutti i calciatori, lui magari ne risente un po' di più perché non ha mai nascosto di amare Napoli, e quindi quando gioca dentro in campo è uno di quelli che sente molto di più la partita, e quindi in questa occasione io gli ho dedicato questa pizza, sperando che ci porti alla finale e addirittura alla vittoria dell'Europa League. Mentre il motivo che ti ha spinto poi all'altra pizza? Daniele invece è un mio, diciamo, abita qui, è un mio cliente, e quindi gli avevo promesso che gli avrei fatto questa pizza con l'augurio che, diciamo, lui adesso è uno dei nostri rivali per la corsa alla Champions, però magari domenica contro l'Inter può perdere, ma con il suo gol. Ecco, diciamo. Quindi noi ci auguriamo di una sconfitta all'Inter, spero che Daniele ci possa dare una mano eventualmente con un autogol, scherzo. Parliamo un pochettino di questa semifinale che vede, molti dicono, Napoli fronteggiare la squadra più debole, ma molte volte le squadre più debole sono quelle che ci mettono più animo. Sì, abbiamo l'esempio del campionato, il Napoli ha perso i punti con le cosiddette squadre deboli, quindi simbolo che il Napoli manca un po' di concentrazione in alcuni e determinati momenti. Questo non sarà secondo me il caso, perché la posta in palio è troppo alta, l'accesso alla Champions, una probabile finale di Supercoppa europea contro la vincente della Champions League, un mucchio di soldi che per De Laurentiis sono importanti, quindi diciamo che il Napoli secondo me affronterà questa sfida che sulla carta appare semplice, ma l'affronterà con la massima concentrazione. Quindi ci troviamo davanti ad una grande sfida, e ricordiamo anche ad una grande possibilità che viene data a tutti quelli che vanno allo stadio, lo ricordiamo, tutte le partite in casa. Cosa facciamo? I possessori di biglietti e di abbonamenti, sta avendo un grande successo prima e dopo il giorno della partita, tu cosa fai ai nostri tifosi? Allora, io omaggerò con una pizza e una bibita tutti quelli che arriveranno con un ticket, un biglietto o con l'abbonamento dello stadio o di Europa League o di campionato. Quindi se si presentano in due, uno paga e uno è offerto da me. Quindi un altro motivo per venire a assaggiare questa magnifica pizza, questa ottima pizza. Ovviamente ci tengo a dirlo che è solo per i tifosi del Napoli, quindi non vale per tutti i clienti. Tutti quelli che recuperano a terra i biglietti, mi raccomando, che tifano Juventus, non devono venire qui. Sarà verificata la fede eventualmente con alcune domande. Quindi ringraziamo ancora Enrico, ringraziamo ancora di questa bella iniziativa e ringraziamo per il lavoro che fai naturalmente per la tua città e, diciamo, tra virgolette, a tutela di quello che è il nostro simbolo, la pizza. Sì, io ringrazio voi che in questo periodo mi state seguendo e ci stiamo portando bene a vicenda, diciamo. Speriamo di arrivare fino alla finale e di ritornare e di poter proporre la pizza con la coppa disegnata sopra. Vai, ci sto. Saluto a voi.